Un cordiale saluto a tutti coloro che ci stanno dedicando la loro attenzione e seguono i nostri appuntamenti settimanali. Ringrazio i parlamentari che hanno accettato l'invito del Presidente della Cassa dei Ragionieri e degli esperti contabili, Luigi Pagliuca, e parteciperanno oggi con noi al 51esimo Forum CNPR. Il titolo del webinar di oggi è «Dalla doppia tassazione ai limiti agli investimenti. L'autonomia della previdenza privatizzata». È in pericolo? Il nostro compito, come di consueto, è quello di raccogliere le opinioni e le proposte concrete dei nostri autorevoli ospiti. E allora vado a dare loro il benvenuto. Grazie all'onorevole Gianluca Cantalamessa della Lega, Commissione Finanze della Camera dei Deputati. Grazie a lei, un saluto a tutti. Grazie all'onorevole Gianfranco Di Sarno, Insieme per il Futuro, Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. Grazie, buon pomeriggio a tutti. E grazie all'onorevole Graziano Musella di Forza Italia, Commissione Lavoro della Camera dei Deputati. Grazie a voi tutti. Grazie all'onorevole Renzo Tondo, Noi con l'Italia, Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. Buon pomeriggio, grazie a voi. E grazie ad Angela Perrone, commercialista e revisore legale dell'Ordine di Roma. Grazie, buon pomeriggio a tutti. E grazie a Paolo Longoni, commercialista, consigliere di amministrazione della CNPR e giornalista. Buongiorno a tutti, benvenuti al nostro forum. Incominciamo subito. Partiamo subito con il nostro webinar, con il primo giro di domande. In apertura chiedo la collaborazione di Angela Perrone per porre una domanda all'onorevole Renzo Tondo. Grazie Anna Maria. Allora, recentemente il professor Sabino Cassese, già ministro e giudice emerito della Corte Costituzionale, è intervenuto al seminario ADEP con la sua Lectio Magistralis sul tema dell'autonomia delle casse e dei liberi professionisti. Cassese ripercorre la storia che ha portato alla privatizzazione delle casse di previdenza. Le casse avrebbero dovuto essere sostenute nella loro autonomia e non ridimensionate con gli interventi che si sono susseguiti nell'ultimo trentennio. Il professore individua due errori. Il primo è stato quello di ritenere le casse organismi di diritto pubblico, mentre sappiamo che la legge gli ha attribuito la natura del tutto privatistica, propria delle associazioni. Il secondo errore è quello di assimilarle alle pubbliche amministrazioni, quindi applicando norme e procedure di evidenza pubblica. Cassese sostiene che sia necessario recuperare la piena autonomia delle casse di previdenza dei professionisti, in quanto gli enti pensionistici previdenziali non concorrono alla formazione del patrimonio pubblico, perché le risorse sono costituite dai contributi, i contributi privati dei liberi professionisti che sono destinati a uno scopo specifico, ovvero quello della loro pensione. Dunque, alla gestione delle casse non possono applicarsi le norme pubbliche, sia perché gli enti sono privati, come ho già detto, e sia perché le risorse gestite non provengono dalle entrate dello Stato. Cosa ne pensa, onorevole? Grazie. Grazie a voi innanzitutto per la sollecita richiesta di presenza e soprattutto per il fatto che mi pare sia la terza o quarta volta che mi consentite di esprimere la mia opinione in questo webinar. Grazie. Io ascolto sempre con grandissima attenzione il professor Cassese per il ruolo che ha avuto, che ha, per la saggezza, per i suoi interventi che fa spesso sul Corriere della Sera. Non dimentichiamoci alcuni interventi fatti anche in occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica, il fatto che il suo nome fosse girato. Quindi è un'opinione che va sempre ascoltata con la massima attenzione, con il massimo rispetto e con l'attenzione rispetto verso una persona che ha una storia dietro. Nello specifico, io sono molto d'accordo sull'ipotesi di non toccare la privatizzazione, il ruolo privato delle casse, anche perché in questo sono abbastanza, diciamo così, condizionato dalla mia esperienza di vita personale. Io sono un lavoratore autonomo. Nella mia vita ho fatto e continuo a fare, oltre alla politica che ho sempre fatto fin da giovane, l'attività di ristoratore, albergatore delle parti del mio territorio, in Friuli Venezia Giulia, e quindi so benissimo, essendo andato in pensione proprio poco più di un anno fa, dal punto di vista professionale, non da quello di vista politico, come sia necessario immaginare, pensare che i lavoratori autonomi, le professioni, debbano in qualche modo costruirsi il futuro. Cercando di accumulare le risorse durante la vita attiva e lavorativa che consentono poi di avere, come tutti, una pensione dignitosa, che
una dignità nella qualità della vita. Ecco, quindi le risorse delle casse, come diceva la gentile intervistatrice prima, sono risorse che derivano non da debito pubblico, non da interventi dello Stato, non da sussidi esterni, ma solamente e soltanto e totalmente dall'intervento che viene fatto dai privati, appunto versano una parte della loro ricchezza, con carenze da determinare, per raggiungere un risultato di tranquillità per il proprio futuro. Ecco, questo quindi mi fa pensare, anche alla luce della mia esperienza personale, cioè io dopo 35 anni di attività, con la mia attività turistica alberghiera, la ristorazione e l'albergo, prendo 1.008 euro di pensione. Quindi è evidente che è necessario, non sono sufficienti per vivere, evidentemente, quindi continuo a lavorare al netto del fatto che ho avuto la fortuna anche di fare politica e quindi di essere anche gratificato da questa parte di ricchezza, ma se io dovessi vivere con o mantenere la mia famiglia solo con il reddito di pensione derivato dalla mia attività, è chiaro che sarebbero troppo pochi. Quindi questo è un duplice invito e chiudo. Da un lato a non toccare la privatizzazione del fatto privato delle casse di previdenza e dall'altro a ribadire il fatto che comunque bisogna ricevere in base a quanto si versa. Quindi a molti miei colleghi, compreso me stesso in questo caso, dico avrei potuto o voluto versare un po' di più per avere un po' di più. Quindi pensare al futuro bisogna significa anche assumersi maggiori responsabilità nei momenti in cui sembra che le cose vadano bene, perché la vita è lunga, per fortuna, si vive molto di più, l'attività lavorativa si riduce, non possiamo pensare di lavorare poco e vivere tanto. Quindi sono d'accordo in sostanza con Cassese. Grazie onorevole. Ma allora sul tema del webinar vorrei sentire anche gli altri parlamentari sull'autonomia delle casse. Partiamo con l'onorevole Cantalamessa. Onorevole, considerato che lei è in Commissione Finanze ed è anche commercialista, mi permetto anche una seconda domanda. Allora, i rendimenti delle casse di previdenza che serviranno a pagare le pensioni sono tassati al 26%. Poi le pensioni verranno tassate come rendite, quindi diciamo un po' una doppia tassazione. Inoltre aggiungo che i rendimenti dei fondi pensione di secondo pilastro, dei fondi pensione privati, sono tassati al 20% e sembrerebbero un po' due pesi e due misure. Onorevole, cosa si può fare per riequilibrare la situazione? Ma diciamo che l'Italia è il paese delle cose sempre fatte a metà, per cui anche tutte le privatizzazioni che ci sono state, come quelle delle casse, non siamo mai in grado di portare fino alla fine ciò che è nella volontà del popolo e del legislatore. Anche per quel che riguarda la privatizzazione delle casse, è una privatizzazione che ha raggiunto fino a un certo punto un determinato step, ma poi si è arenata. Quindi l'invito dell'emerito professor Sabino Cassese io lo condivido in pieno, e all'epoca come Lega fummo favorevoli alla privatizzazione. Secondo me, prima di entrare nella seconda parte della domanda che ha fatto lei, però dobbiamo tenere presente che il mercato del lavoro è un mercato che è cambiato, per cui va fatto anche un ragionamento sulle casse, perché diciamo il principio pubblico nasceva anche a tutela degli iscritti delle casse qualora queste casse fossero andate in default. Ma io credo che queste tutele, questi diritti, le diceva, sono un dottore commercialista, quindi sono il primo a essere iscritto a queste casse, possono essere date tramite altri strumenti altrettanto efficienti e efficaci, senza far perdere quella natura privatistica che era la volontà del legislatore quando furono privatizzate. Penso a un discorso innanzitutto di ampliamento di fasce che possono aderire alle casse e agli ordini, perché si sono moltiplicate le professioni fino a diciamo negli ultimi anni rispetto a quelle quando sono stati istituiti questi enti e questi istituti. Si può pensare a maggiori controlli, non tanto sulla compliance che è già molto pesante, ma sui risultati. Quindi credo che si possano dare tutte le garanzie e tutte le guarentigie che devono avere gli iscritti alle casse, senza far perdere, ma anzi potenziare, quella natura privatistica che era la volontà del legislatore.
E quindi si dice a Napoli che in alcuni casi non si è né carne né pesce, ed è il caso della doppia tassazione che faceva alla quale lei faceva riferimento, perché da un lato le casse vengono trattate come dei fondi, quali potrebbe essere BlackRock, e quindi si parla di tassazione del 26%, però d'altra parte poi si parla di interesse pubblico, si parla di organismi pubblici, e quindi sicuramente è un qualcosa che va raccolto all'invito del professor Cassese e va, per quel che ci riguarda, spinto, voglio dire, la natura privatistica, dando tutte le guarentigie, tutte le garanzie agli associati, perché il problema della doppia tassazione è un problema che deriva da una privatizzazione monca, e quindi secondo me va ultimato con tutte le garanzie questo tipo di percorso. Poi si può parlare di accorpamento delle casse, ma questo è un tema che potrebbe essere divisivo, perché alcune casse potrebbero essere a favore, altre no, ma credo che sia la strada da seguire, quella indicata dal professor Cassese. Grazie onorevole. E adesso sentiamo l'opinione della neonata formazione politica Insieme per il Futuro attraverso l'onorevole Gianfranco Di Sarno. Sì, grazie. Io ho letto con attenzione anche molto spesso gli interventi del professor Cassese per quanto riguarda appunto la considerazione sull'autonomia dei fondi sulle casse di previdenza, e concordo pienamente su quello che è il principio del professore, però devo anche dire che come dire, l'autonomia delle casse, che è una risorsa per i liberi professionisti, però deve essere anche meritata questa autonomia, anche perché bisogna essere onesti, intellettualmente in passato non c'è stata una gestione particolarmente virtuosa per quanto riguarda la gestione dei contributi versati da professionisti per quanto riguarda alcune casse. Mi viene in mente l'annosa procriticità del fondo di Enasarco, che oggi versa in una situazione di equilibri di bilancio particolarmente precaria, e che quindi non consente di recuperare gli errori di gestione del passato se non con un intervento pubblico. Però ovviamente ritengo che certamente l'autonomia delle casse previdenziali è fondamentale per i liberi professionisti. Una nota che mi sento di sollecitare e come dire, poiché appunto il mercato del lavoro sta profondamente cambiando, soprattutto il mercato delle libere professioni, in una fase storica particolarmente complessa, i giovani liberi professionisti sono quelli maggiormente penalizzati, quindi l'avviso. Ogni giorno maggiore sollecitazione da parte dei giovani professionisti per una maggiore attenzione in termini di proposte previdenziali da parte delle casse, soprattutto per chi si affaccia in questa fase particolarmente difficile delle libere professioni per i giovani professionisti. E quindi un sollecito alle casse di offrire dei prodotti finanziari contributivi maggiormente agevolativi per i giovani professionisti, per consentire anche loro di potersi costruire la pensione del domani. Grazie, onorevole. Adesso la parola a Forza Italia con l'onorevole Musella. Ma guardate, intanto vi ringrazio per questo invito, anche per quanto riguarda il sottoscritto, non è la prima volta che mi invitate, quindi siete gentilissimi, e naturalmente il mio ringraziamento è doppio e triplo, insomma, per tutte le volte che mi avete fatto esprimere la mia opinione rispetto all'opinione anche di Forza Italia rispetto appunto a alcuni temi legati al vostro mondo. Beh, figuriamoci, insomma, se un partito come Forza Italia, che crede nella meno disponibilità, diciamo così, dello Stato nell'invadere il settore privato oppure la libertà d'impresa, non possa trovarci assolutamente d'accordo. L'abbiamo dimostrato anche col decreto dei ristori, dove abbiamo fatto una battaglia importante in Parlamento proprio per trovare delle forme di ristoro nella fase difficilissima della pandemia, un po' tutte le libere professioni, insomma. Ecco, però con tutto rispetto
per il professor Cassese, che naturalmente stimo e assolutamente ritengo che sul tema dell'autonomia delle casse abbia assolutamente ragione. E credo anche che un sistema di controllo, ecco, pubblico, proprio per evitare che si possano creare dei sistemi di cattiva gestione, insomma, delle casse stesse, che possono esserci, insomma, penso che sia un elemento di ulteriore garanzia per tutti gli iscritti, insomma. Questo io credo che sia un elemento fondamentale per dare una certa certezza del proprio futuro e della propria pensione a chi svolge una libera professione, magari paga anche dei contributi impegnativi. Alcune volte in passato, insomma, sono successi casi per i quali le casse, per una cattiva gestione, insomma, sono andate in crisi, hanno creato dei problemi non indifferenti nei confronti dei propri iscritti. E quindi è chiaro che in questa fase poi difficile dell'economia italiana, anche se stiamo puntando a un rilancio, però, insomma, con questa questione della guerra in Ucraina, con questa revisione complessiva dei blocchi economici e sociopolitici anche a livello internazionale, non si sa mai che cosa possa succedere. Quindi una garanzia dello Stato che possa svolgersi semplicemente come controllo, ecco, non come intervento invasivo. L'autonomia rimane, diciamo così, la disponibilità operativa rimane, però un controllo dello Stato garantisce un po' tutto, insomma. Quindi questo io penso che possa essere magari migliorato, ma mantenuto. Grazie, onorevole. Noi siamo quindi arrivati al nostro giro di boa e vorrei coinvolgere Paolo Longoni per il primo bilancio. Sì, dagli interventi che ho ascoltato capisco che non c'è una grandissima conoscenza su questo tema. I rapporti tra gli enti previdenziali privatizzati e gli organi dello Stato che dovrebbero vigilare in realtà stanno subendo una involuzione negli ultimi anni che è giudicata da autorevoli studiosi particolarmente pericolosa. Involuzioni normative, involuzioni che diciamo portano verso una pubblicizzazione di queste casse, assimilandole sempre più alla pubblica amministrazione. Io credo che su questo vada richiamata l'attenzione e la vigilanza di tutti noi. Ringrazio Paolo Longoni e andiamo avanti. Siamo al nostro tweet. Allora, il tweet è una domanda che richiede una risposta molto veloce, telegrafica, favorevoli o contrari. Come ormai di consueto, cambiamo un po' argomento. Stiamo assistendo ad un fenomeno al quale non eravamo più abituati, l'inflazione. E ci si comincia a chiedere se c'è spazio per adeguare i salari al caro vita senza innescare pericolose spirali. Ecco il tweet. Voi siete favorevoli o contrari a misure di indicizzazione dei salari che li proteggano dall'aumento dei prezzi? E allora partiamo con l'onorevole Gianluca Cantalamessa. Ma io credo che il costo del lavoro in Italia sia già eccessivamente elevato, quindi fermo restando l'esigenza di dare le giuste tutele ai lavoratori, l'obiettivo resta quello di non ingessarli, perché rischiamo che poi le imprese ne paghino le conseguenze e poi le vanno a pagare indirettamente anche i lavoratori. Quindi penserei sicuramente a dei rafforzamenti, magari degli accordi di secondo livello, penserei a detassare i premi di produttività per esaltare la meritocrazia nell'ambito anche delle aziende private, per cui degli schemi tipo vecchie gabbie li eviterei, perché noi già viviamo in un mercato del lavoro troppo legato, troppo pesante, e quindi rischiamo di danneggiare tutti, a cominciare dai lavoratori. Trovare dei sistemi che possano essere gli accordi di secondo livello piuttosto che pensare a detassare dei premi produttività, credo che sia la strada da seguire. Grazie, onorevole, e andiamo adesso dall'onorevole Gianfranco Di Sarno.
Sì, diciamo che l'inflazione innanzitutto è una delle tasse più ingiuste si possono creare in economia, cioè appunto quella sul basso potere di acquisto che si viene a generare da parte dei consumatori. L'inflazione è ovviamente quel fenomeno economico che colpisce maggiormente le fasce sociali più deboli. Infatti non per questo sono particolarmente favorevole alla battaglia, innanzitutto, che deve essere condotta, penso, da tutte le parti politiche per quanto riguarda il salario minimo. Non si può più sostenere un mercato del lavoro che paga ancora salari a 3 o 4 euro all'ora. Se si calcola che abbiamo il costo orario lavorativo, quello è uno dei più bassi in Europa. E poi senz'altro un altro strumento che si può far leva sempre per aumentare il potere d'acquisto dei lavoratori è appunto la lotta all'abbattimento del cuneo fiscale, perché questo sarà sicuramente una delle battaglie che il legislatore e quindi in Parlamento dovremo affrontare, perché il cuneo fiscale è quella tassa che penalizza non solo il mondo delle imprese ma allo stesso tempo anche il potere d'acquisto dei lavoratori. Quindi col salario minimo e l'abbattimento del cuneo fiscale certamente è la strada giusta per poter anche contrastare questo fenomeno inflattivo che è stato generato sicuramente anche dall'enorme quantità di denaro che è stato messo in circolazione, e dico anche per fortuna, per far fronte appunto agli aiuti che sono risultati necessari per la pandemia. Bene, la ringrazio. Andiamo adesso dall'onorevole Graziano Musella. Ecco, io risponderò con un tweet, perché avevate chiesto un tweet e quindi un tweet giustamente io mantengo. Taglio del cuneo fiscale, questa è la strada oggettivamente migliore per cercare di creare non solo una disponibilità maggiore in tasca dei lavoratori, ma anche la possibilità di nuove assunzioni. Perché non è solo il fatto del salario oggi che conta, ma è anche il fatto della nuova occupazione che bisogna creare. Noi abbiamo la necessità di ampliare il mercato del lavoro assolutamente, perché in questa situazione, un po' con una degenerazione del reddito di cittadinanza da una parte e dall'altra una carenza proprio di investimenti nel nostro paese, c'è la necessità chiaramente di trovare una soluzione, che è quella appunto di dare i soldi in tasca al lavoratore diminuendo il costo del lavoro per l'impresa. Insomma, questo è il punto fondamentale. Poi naturalmente c'è il discorso della contrattazione collettiva. Indicizzare i salari significa esautorare un po' la contrattazione collettiva e quindi togliere la responsabilità ai sindacati e alle singole imprese di trovare delle soluzioni territoriali che possono essere coerenti con le loro disponibilità e con le loro esigenze, insomma. Ecco, quindi questa è un po' l'impostazione che dovremmo dare per il futuro. Grazie. E sentiamo adesso l'onorevole Renzo Tondo. Ma guardi, io sono sicuramente il più avanti con l'età di tutti i partecipanti, per permettermi di ricordare alle fine anni 80, quando il governo presieduto da Bettino Craxi fece il famoso decreto di San Valentino che bloccò la scala mobile e consentì di battere un'inflazione che all'epoca viaggiava attorno al 18%. Questo per dire che l'inflazione è un mostro che erode i salari, erode gli stipendi, erode la qualità della vita delle persone. Se noi dobbiamo fare un intervento immediato a sostegno dell'economia, è comunque un intervento assistenziale, e se ci sono le risorse, ce lo potrà dire il Presidente del Consiglio e il Ministro Franco, e se ci sono va fatto. Ma il tema principale non è superare solo l'emergenza, il tema principale è bloccare l'inflazione con tutta una serie di scelte di carattere politico, fiscale, economico, di responsabilità sull'energia, per esempio, che dobbiamo in qualche modo assumerci. Cioè, non basta ovviamente pensare che oggi si tampona mettendo ulteriori risorse, quindi creando magari ulteriore debito pubblico per i nostri figli
o per i nostri nipoti. C'è la necessità di un approccio strutturale al problema dell'inflazione. Nell'84 lo si fece, l'allora, ripeto, odiatissimo Bettino Craxi fece il decreto, Berlinguer fece il referendum per batterlo, lo vinse Craxi e vinse la democrazia, nel senso che la scala mobile venne salvata e l'inflazione battuta. Oggi si tratta di fare altrettanto, per cui concordo con i miei colleghi, bisogna certamente intervenire. Il collega di Forza Italia parlava giustamente del cuneo fiscale, certamente vanno fatte riforme strutturali prima che sia troppo tardi. Non è una partita facile e non si vince solamente mettendo risorse a sostegno delle famiglie fragili, cosa che comunque bisogna fare. Grazie onorevole, e sentiamo anche l'opinione di Angela Perrone. E non possono essere favorevoli a qualsiasi meccanismo deflattivo che possa contribuire ai salari dei dipendenti. Grazie Angela. E ora l'opinione di Paolo Longoni. Allora, la risposta al tweet è una risposta che va contenuta in pochissimi secondi. Sì, mi dichiaro favorevole a meccanismi di adeguamento delle retribuzioni all'inflazione, ma non con lo strumento della vecchia scala mobile, ma per esempio prendendo a modello il modello tedesco con gli adeguamenti contrattuali triennali pattuiti fin dall'inizio, che consentono comunque di tenere sotto controllo la crescita dell'inflazione provocata dalla crescita dei salari. Grazie a Paolo Longoni e a tutti voi per le vostre risposte anche così concise su un argomento di grande interesse per i nostri ascoltatori. Ma andiamo avanti e partiamo con il secondo giro di domande. Se posso, vorrei chiedere di nuovo la collaborazione di Angela Perrone per porre questa volta una domanda all'onorevole Cantalamessa. Grazie Anna Maria. Parliamo del decreto semplificazioni fiscali che è approdato in Gazzetta Ufficiale il 21 giugno, quindi pochi giorni fa. Allora, il decreto ridisegna il calendario fiscale e proroga alcune scadenze che erano proprio di fine giugno. La più importante scadenza, la più dibattuta scadenza che è stata posticipata, è quella sulla dichiarazione, la dichiarazione degli aiuti di Stato, una dichiarazione che abbraccia 2 anni e mezzo di contributi, di agevolazioni che sono stati ricevuti nel periodo pandemico emergenziale. Il termine entro il quale questa dichiarazione andava appunto predisposta era proprio il 30 giugno, che coincideva con gli ultimi contributi ricevuti. Fortunatamente questa dichiarazione è stata posticipata a novembre, ma altri termini sono stati unificati, alcune altre scadenze sono state spostate in avanti. Ricordo una tra tutti, i modelli Intrastat che sono stati portati in avanti di 5 giorni al 30 del mese, l'imposta di bollo che sono stati alzati minimali e quindi sono state riviste le scadenze trimestrali, l'imposta di soggiorno che è stata spostata da giugno a settembre. Tutto questo per dire cosa? Per dire che, per esempio, nel solo mese di giugno i contribuenti e i commercialisti sono stati invasi da circa 140 adempimenti. Allora, questa è la domanda, ma non si riesce a mettere in mano una vera e propria semplificazione fiscale, anziché limitarsi a posticipare le scadenze? A mio avviso semplificare significa snellire, ridurre, e non certo posticipare o uniformare le scadenze. Onorevole, cosa ne pensa? Che a me questo termine semplificazione fa quasi paura, perché ogni volta che in Italia parliamo di semplificazione aumentano gli adempimenti, quindi è l'obiettivo da raggiungere, ma ogni qualvolta si parla di semplificazione nel nostro paese aumentano gli adempimenti per i commercialisti, per i consulenti, e viviamo in uno Stato, non dimentichiamolo, che ha, si parla tra 120 e 160 mila leggi attualmente in vigore, contro le 5 mila della Germania e le 3.500 dell'Inghilterra. Semplificare è fondamentale perché c'è qualcuno che ritiene che nei momenti di crisi soprattutto lo Stato si debba far carico della ripresa economica. Noi non riteniamo che lo Stato si debba far carico, ma si debba far carico, se ne debbano far carico gli imprenditori, e la politica deve essere di supporto agli imprenditori, semplificando per l'appunto. Come Lega abbiamo presentato le nostre proposte fiscali in nove disegni di legge che abbiamo depositato, in parte recepiti nella delega fiscale che abbiamo votato in settimana alla Camera. Il punto primo è che noi siamo contro qualsiasi introduzione o inasprimento di tasse.
tasse. Semplificare significa alcune delle nostre proposte, vedi flat tax, vedi abolizione IRAP, vedi allargamento della no tax area, e noi abbiamo proposto per esempio l'abolizione di 20 tasse, e il principio è stato ripreso nella delega fiscale, solo il principio ma già un qualcosa, per le quali lo Stato paga di più nell'incassare rispetto a quanto incassa, cioè le spese per incassare queste imposizioni, queste tasse, è maggiore rispetto al ricavato. Credo che siamo l'unico paese al mondo che ha delle imposte che per essere incassate lo Stato ci paga di più, e credo che questo dia la misura del livello di complicazione che abbiamo raggiunto come Stato. Per cui sicuramente nel nostro piano c'è la soppressione dell'imposta di bollo sui conti correnti, il superamento della reverse charge, il superamento del doppio binario fiscale e civilistico. Le cose da fare ci sono. È chiaro che oggi viviamo in un governo che fa fatto da una maggioranza molto ampia, per cui non senza problemi abbiamo varato in settimana proprio la delega fiscale, che rappresenta una serie di principi. È un inizio, io credo che poi verosimilmente con un prossimo governo dal 2023 ci sia una maggioranza più coesa e con dei valori e con delle idee di riferimento che consentono finalmente una vera e propria semplificazione a vantaggio dei professionisti e degli imprenditori. Grazie onorevole. E anche su questo argomento voglio coinvolgere gli altri parlamentari. Iniziamo con l'onorevole Gianfranco Di Sarno. Sì, per quanto concerne la semplificazione, è un argomento particolarmente sensibile in Italia, dal momento che il nostro paese non ha mai brillato in termini burocratici, anzi la burocrazia è sempre stata uno dei motivi principali per cui tanti investimenti, anche stranieri, sono stati dirottati altrove proprio per l'eccessiva burocratizzazione. Il 15 giugno scorso il decreto fiscale appunto ha previsto delle semplificazioni che vanno sicuramente nella giusta direzione, ma non sono assolutamente sufficienti. Sotto questo aspetto qui ritengo che sarà fondamentale investire e spendere tutte le risorse presenti nella digitalizzazione, perché la digitalizzazione rappresenta una delle maggiori occasioni per il nostro paese proprio per andare nella direzione della semplificazione, investendo appunto nel digitale e quindi nelle risorse appunto che o meglio nelle opportunità che il digitale ci offre. Grazie. A lei, onorevole. E su semplificazione e fisco sentiamo anche il parere dell'onorevole Graziano Musella. Noi abbiamo appena approvato appunto questo decreto di delega fiscale. È sicuramente incompleto, è un inizio di semplificazione, perché comunque per esempio la semplificazione in materia di dichiarazione IRAP, l'abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica e dell'addizionale IRES, per esempio semplificazione normativa per la redazione dei bilanci nelle microimprese, insomma ci sono degli elementi, più altre cose evidentemente, ci sono degli elementi che hanno dato e danno là per un inizio di miglioramento nei rapporti tra il fisco e il contribuente. È chiaro che siamo in un governo un po' complicato, siamo un governo di unità nazionale, ci sono tante idee, tante logiche diverse anche che si devono mettere insieme, che si devono ragionare, quindi condivido quello che diceva prima il mio collega della Lega, che evidentemente l'aspetto importante dal punto di vista della semplificazione dovrà avvenire dal 2023 in poi, insomma, almeno per quanto ci riguarda come forze politiche di centrodestra. Noi abbiamo ovviamente nel nostro DNA la semplificazione, la delegificazione, cioè perché occorre, anziché fare delle leggi nuove, abolire quelle vecchie. Quindi secondo me più che fare dei decreti leggi occorrerebbero fare degli emendamenti abrogativi, degli emendamenti abrogativi su alcuni step delle leggi approvate anche nel recente passato da parte di qualche governo prima del nostro, prima di questo, che hanno, diciamo così,
creato maggiori difficoltà nelle relazioni tra il fisco e il contribuente. Quindi occorre togliere questi orpelli, toglierli rapidamente per dare la possibilità di crescere al nostro paese, perché guardate che se noi non togliamo questi orpelli, quando ci troveremo di fronte al PNRR, anche nell'ambito, diciamo così, dell'amministrazione pubblica, ma nell'ambito anche della gestione che nei rapporti tra amministrazione pubblica e imprese, noi avremo delle grandissime difficoltà, grandissime, già le abbiamo ora, figuriamoci se non togliamo una serie di necessarie, diciamo così, non facciamo necessari emendamenti per togliere queste difficoltà. Io penso che l'aspetto fondamentale poi sia quello di una tassazione anche di un buon livello, quindi di una flat tax che permetta anche uno slancio all'economia e alle imprese, perché guardate che se non vanno avanti le imprese, il nostro paese, l'occupazione, la disponibilità anche dei contributi poi per pagare le pensioni, per andare avanti, diciamo, come Stato, io credo che non ci potranno essere, tenendo conto che non andiamo incontro a un momento facile, anzi andremo incontro a un momento difficilissimo, che è quello legato al caro energia, legato alla mancanza di materie prime, legato alla mancanza alla crisi agroalimentare. Quindi, insomma, o noi rapidamente, almeno in quest'ultimo anno, riusciamo a fare qualche ulteriore passo in avanti rispetto a una disponibilità di maggior libertà, di maggior aria, no? Per le imprese, per i liberi professionisti, per coloro che vogliono investire nel nostro paese, o se no rischieremo veramente grosso entro la fine dell'anno. Quindi il compito di Forza Italia, di una forza come la nostra, è proprio quello di spingere all'interno del governo perché tutto questo avvenga il più possibile. Non è facile perché, ripeto, ci troviamo di fronte a un governo di particolare complessità, ma comunque, insomma, noi ce la metteremo tutta, e in parte, diciamo così, anche nel decreto che è stato appena approvato, qualche elemento di vittoria da parte, mettiamolo in questi termini, da parte del centrodestra, sicuramente ce la possiamo intestare. Grazie onorevole. Ora tocca alle proposte di Noi con l'Italia. Dunque, microfono all'onorevole Renzo Tondo. Ma guardi, io sono abituato a partecipare alle vostre trasmissioni, seguo sempre con attenzione, perché poi ponete domande toste. Però questa è la domanda del cento pistole, nel senso che viene da pensare. Non c'è partito che non sia d'accordo sul fatto che va eliminata la burocrazia e che va eliminato il sistema. Non c'è parlamentare in aula, da quando ci sono anch'io, che non senta dire che bisogna semplificare, che bisogna tagliare, che bisogna rendere tutto più semplice. Non c'è regione, io ho fatto il presidente di regione in Friuli Venezia Giulia, che non abbia come obiettivo principale la semplificazione, una società più semplice, un modo di realizzare le proprie ambizioni, le proprie ricchezze, gestire il tutto in maniera più veloce. Non c'è persona che non abbia qualche elemento di arrabbiatura verso la burocrazia, verso il sistema, eccetera. Eppure, nonostante siamo tutti d'accordo, è sempre peggio. Quindi c'è qualcosa che non va. Stiamo parlando di un mostro che continua ad essere presente e non sappiamo chi è, perché la politica non vorrebbe avere maggior burocrazia. La burocrazia dice siamo già abbastanza burocrati. Il sistema delle amministrazioni locali dice smettete di appesantirci con leggi. Il cittadino non è più, dove sta l'inghippo? L'inghippo sta evidentemente in una bulimia legislativa che questo paese c'è da sempre. Noi legiferiamo su tutto. La bulimia sta nel fatto che siamo un paese che sostanzialmente ha una cultura forte, comunista, statalista, per cui lo Stato deve preoccuparsi di tutto e quindi si legifera su tutto, si legifera su qualsiasi cosa. Pensiamo che, ad esempio, nei tempi del Covid, un eccesso di, a mio avviso, di legislazione su tutto, di controlli, eccetera. Cioè, io decido cosa fare perché il cittadino io mi occupo di te.
Tutto questo preoccupa evidentemente tutto il sistema delle imprese e degli enti locali, perché non riescono ad esprimere con facilità le potenzialità che esprime. Quindi il tema va affrontato in maniera molto radicale. In maniera molto radicale vuol dire, da un lato appunto, togliere leggi e non farne sempre di più. Il secondo dato è invece avere più fiducia nel decentramento, sia in direzione istituzionale, enti locali, regioni, sia in direzione del cittadino, cioè fidarsi di più negli enti locali, nelle regioni, nei cittadini, e dare più potere anche di controllo, in modo che se c'è qualcosa che non va in quella comunità possa intervenire il responsabile di quella comunità, no, e non invece attraverso meccanismi difficili. Se non fate degli errori, paghino i responsabili di quella comunità. Quindi io vedo un sistema bloccato se non ci si decide ad avere anche un'assunzione di qualche rischio, evidentemente, no? Perché è chiaro che facendo così qualche rischio l'abbiamo, ma penso che alla fine della fiera i risultati che si possono ottenere aumentando il livello di responsabilizzazione dei poteri locali, aumentando il livello di coinvolgimento dei cittadini nelle scelte, certo i cittadini cercheranno alle imprese di pagare tutte le meno tasse possibili, ma credo anche che sia una società responsabile la nostra. Se noi siamo in grado di dire, anche attraverso una flat tax, si paga con certezza, paghi magari un po' di più, però non hai 1000 scadenze come succede in questo momento nel nostro paese, non solo sulle tasse ma su tutto, ecco, credo che sia tutto più facile. Quindi credo che questo Moloch della burocrazia, che tutti vogliamo combattere e che nessuno ha neanche scalfito, anzi ha ingigantito, si possa battere solamente decentrando la responsabilità, con i rischi, ripeto, a costo di essere noioso, che questo comporta, perché decentrare la responsabilità significa poi spostarle su territori dove possono accadere anche cose non piacevoli. Però io non vedo altra soluzione, perché il rischio è continuare invece ad aumentare la ipertrofia del sistema e quindi ad appesantire il sistema delle imprese, che sono quelle che producono la ricchezza e il lavoro, e i cittadini della nostra comunità. Grazie onorevole, e con il suo intervento siamo anche oggi alle battute finali, con l'analisi affidata a Paolo Longoni. Allora, la conclusione di questo forum, una volta tanto non voglio farla ragionando sugli interventi che sono stati fatti dai nostri ospiti, tutti interventi interessanti, ricchi di argomentazione. Voglio farla enunciando un principio. Gli enti di previdenza privati dicono no al tentativo di assimilazione normativa alla pubblica amministrazione. E questo no, che è un no che deve essere fermo, non è per tutelare quello che viene definito il patrimonio degli enti previdenziali privati, ma è un no che serve a tutelare l'autonomia anche finanziaria. Noi abbiamo l'obbligo di essere in equilibrio a 30 e a 50 anni e la previdenza pubblica questo obbligo non ce l'ha. Allora noi, ripeto, vogliamo dire un fermissimo no a questi tentativi di assimilarci alla pubblica amministrazione. Grazie a Paolo Longoni. Colgo l'occasione per ringraziare anche io i parlamentari che hanno accettato l'invito del presidente della Cassa dei Ragionieri e degli esperti contabili Luigi Pagliuca, e hanno partecipato oggi con noi al forum CNPR numero 51. Oggi il titolo era «Dalla doppia tassazione ai limiti agli investimenti. L'autonomia della previdenza privatizzata è in pericolo?» E allora, grazie all'onorevole Gianluca Cantalamessa della Lega, Commissione Finanze della Camera dei Deputati. Ancora grazie a lei e un saluto a tutti. Grazie all'onorevole Gianfranco Di Sarno, Insieme per il Futuro, Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. Grazie per la partecipazione. E grazie all'onorevole Graziano Musella di Forza Italia, Commissione Lavoro della Camera dei Deputati. Grazie ancora e un buon lavoro a tutti. Grazie all'onorevole Renzo Tondo, Noi con l'Italia, Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. Grazie a voi e un saluto ai colleghi. E ringrazio Angela Perrone, commercialista e revisore legale dell'Ordine di Roma.
Grazie e al prossimo forum. E grazie a Paolo Longoni, commercialista, consigliere di amministrazione della CNPR e giornalista. Bene, grazie a tutti, grazie per aver assistito al nostro 51esimo forum settimanale. Ci rivediamo la settimana prossima. Al più presto, grazie. A tutti voi che anche oggi ci avete dedicato la vostra attenzione, ma il mio personale ringraziamento, un cordiale saluto e arrivederci al prossimo appuntamento.